Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come punto sembra di essere in un'altra dimensione guardando la rivoluzionata diretta del GF 2023, a dirlo sono gli spettatori su Twitter. Si dicono delusi dal clima di terrore seminato dai piani alti di Mediaset, servendosi di autori e conduttore. Moderazione, educazione, ma così non è troppo? Giuseppe Garibaldi nel mirino. Sicuramente nel corso delle ultime edizioni della versione VIP del programma si era oltrepassato il limite, il primo ad ammetterlo era stato Alfonso Signorini dopo la lavata di testa di Pier Silvio Berlusconi che era rimasto basito vedendo i modi dei vipponi. Però al GF 2023 regna il timore. Giuseppe Garibaldi nei guai. GF 2023, l'uscita di Garibaldi beccata dalle telecamere. Prima o poi sarebbe successo. Dopo che ieri mattina Lorenzo Remotti, meglio noto come il calzolaio, ha detto una parolaccia in tono scherzoso, circondato dai suoi compagni di avventura che hanno sgranato subito gli occhi terrorizzati per le possibili conseguenze, ora tocca a Giuseppe Garibaldi guadagnarsi la clemenza degli autori. No scusatemi davvero io non mi sono reso conto, ha detto, ma era troppo tardi. Al contrario delle edizioni passate gli autori sembrano aver fatto un vero lavaggio di testa ai concorrenti del GF 2023, capirlo è facile, basta assistere alla diretta per vedere quante volte si mordano la lingua o si correggano a vicenda su toni e comportamenti per paura di possibili punizioni o persino squalifiche. Ma cosa avrà mai detto di tanto grave il calabrese? Mannaggia alla putna! Si è subito coperto il volto con le mani. Il web è sempre più infastidito, così non si può, ridicoli, è il collegio? Addio spontaneità! E che chi chiede, ma secondo le nuove regole non è da squalifica. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.